Diario di Rim della Pace. Galaxy era 2395, 1, mese 3.8. È da due giorni che mi sono nascosto su questa nave di contrabbandieri, diretta verso il pianeta Trash. Il mio cuore è pieno di speranza, mentre ci avviciniamo giorno dopo giorno. Tutti i miei sogni dipendono dall'esito di questa missione. Ehi, capo, sto ricevendo un impulso di distorsione in rapido avvicinamento. Visualizza la grafica della sua rotta e la distanza. Va bene. Si sta avvicinando rapidamente su un vettore di intersezione distanza 73.000. Ehi, ma che cosa? È sparito dallo schermo! Sparito? In questo settore c'è un varco per il salto iperspaziale? No, signori, i dati sono sbagliati. Non fare l'idiota, ricontrolla i sensori! Sta tornando dal subspazio! 25 clicks! Dare massima energia alla particella molecolare. Ok, sir. Fatto. Piano d'attacco standard. Lo immaginavo, sono pirati! Attaccata dai pirati. Oh no, io devo arrivare a Trash. Oh! Wow, guarda che roba! È uno dei nuovi Batkickers d'avanguardia di Masia! Immagino che ti piaccia. Stai scherzando? Se è vero quello che dicono i dati, questo giocattolo potrebbe farti un tatuaggio sul di dietro da 30 clicks. Mica male. Attenta, non è fatto per i principianti. Lo scriverò sulla tua tomba. Ah, guarda! È bello, no? Che cosa? Ah, me è troppo grande per te. No, smettetela adesso. Vi comportate come se foste delle bambine. Ma certo. Non avete ancora finito di scaricare le provviste? Febu e Jenny, avete un inventario da fare. Va bene, vado, vado. Ma tutte le voci che sento sono di donne. Forse sono già finito su Trash. Beh, almeno in questo container c'è qualcosa di utile. Da un'occhiata a questo, Febu. Che bel gingillo. Non molto preciso, però. Perché non dici la verità?
È la tua mira che lascia desiderare. Dunque, abbiamo cibo, vestiti e armi funzionanti. Meglio di quanto potessimo sperare. Per un po' di tempo dovremmo essere a posto, non ci serve altro. Oh, accidenti! Devo essere finito su una nave pirata! Febu ha fatto saltare la serratura! No, l'ha mancata di poco! Nessun problema. Adesso è aperto. Spostatevi! Ci sono! Guarda, guarda cosa abbiamo qui. Come sta andando, May? Oh, April! Gli hai fatto sputare qualcosa? No, è un disastro. Come ti chiami? Rim. E da quale pianeta vieni? Mi dici perché ti nascondevi in quella bagnarola? Che panne! Tutta la mattina così! Continua a dire voglio andare a Tres, a Tres. Secondo me è stupido. Se i ragazzi sono così, meno male che non ce ne sono da noi. Forse è solo spaventato, no? Ehi, piccolo, non avere paura. Noi non siamo delle streghe. Siamo tue amiche. È un vero e proprio disastro. Forse dovremmo fargli vedere di che cosa siamo capaci. No, non servirebbe. Non lo vedi, è soltanto un ragazzo. Hai qualcosa da dire, Febu? No comment. Ascolta, ragazzo, se non parli respirerai il vuoto. Perché è così importante per te andare a Tres? Sto aspettando. Io voglio raggiungere Tres. Puoi dirmi da dove vieni? Forse a questo potresti degnarti di rispondere, no? Vuoi rispondere? Uno. Uno e Tres? Sono pianeti gemelli nella galassia F63. A proposito, ti piace il vestito? Smettila di fare la smorfiosa, dici cosa sai di quei pianeti. Beh, erano entrambi in guerra fino a 5 anni fa. Poi un colpo di stato eliminò i leader di uno e affidò a Batros il pieno controllo sia di uno che di Tres. L'imperatore Batros è un tipo duro. Molti abitanti di uno dopo la guerra sono morti per mano sua. Il prossimo prigioniero del movimento sovversivo è stato trovato in possesso di documenti molto compromettenti ed è colpevole di alto tradimento. Uccidetelo. Thank you.
Dottore! Dottor Della Paz! Solo oggi ne hanno giustiziati 23. Lo so, è mostruoso. Disporre di esseri umani come se fossero rottami. E che mi dice del progetto? Da quello che ho saputo potrebbe essere già pronto. I codici dei containers sono protetti? Per ora no, ma lo saranno presto. Una volta fatto questo potremo dare inizio alla fase finale. Ne è sicuro? Abbi fede, non manca molto tempo. Va bene, pausa per tutti. Tres eclisserà il sole. Come può tale bellezza racchiudere tanto male? Ascolta, questa nave non va a Tres e non possiamo portarti con noi. Ti consiglio di vuotare il sacco se vuoi portare a casa la pelle. April, scaraventiamolo nello spazio, così la facciamo finita. Jenny, sei proprio uno scarto genetico. Che ho detto di male? A me sembra che con la spazzatura il sistema funzioni bene. Ti pare la stessa cosa? Andiamo! Che volete fare? Fatemi uscire! Per favore, fatemi uscire! April, adesso stai esagerando. Forse hai ragione, il topolino è già abbastanza spaventato. Ascoltami bene, cerca di capire che noi andiamo dove c'è del bottino. Cosa vuoi dire? Oro, armi, qualsiasi altra ricchezza che possiamo procurarci attaccando l'intero nucleo galattico. E questo è quello che ci interessa. Per caso potrebbe interessarvi un tesoro su Tres? Ehi, pensate che potrebbe essere? Sta attento a quello che dici, ragazzo. Oh, è la verità, lo giuro. Quindi dovremmo fidarci di te e basta. Esatto, io non sono un bugiardo. Ammettiamo pure che ci sia un tesoro. Non penserai certo di riuscire a sconvolgere i nostri piani tanto facilmente. Neanche se si trattasse della gnosi? La gnosi? Stai dicendo sul serio? Potrebbe esserci la gnosi sul pianeta Tres. Portatemi laggiù e ve lo dimostrerò. Allora, affare fatto? Non sei nella posizione ideale per dettare le tue condizioni. Che cavolo ti è preso, Febu? Si può sapere che cosa c'è di tanto urgente? Ma come? Non lo sai? Non hai mai sentito parlare della gnosi? No, che cos'è? D'accordo, June, spiegami di cosa si tratta. È preistoria. La gnosi è il ricettacolo di tutta la sapienza della galassia sin da prima dell'era galattica. Vai avanti. Certo, è solo una leggenda. Può essere falsa, ma se fosse vera anche solo per metà, sarebbe la cosa più preziosa di tutto l'universo. È un po' difficile crederci. E se invece fosse vera? È stato detto che chiunque possegga la gnosi conoscerà i segreti della creazione e avrà i poteri di un dio. Pensate cosa potremmo fare con il potere di tutti i cieli dalla nostra parte. Sì, ma questo cosa c'entra con il pianeta Tres? Domanda pertinente, Jenny. Effettivamente non è facile rispondere. Un'opportunità così si presenta una volta sola nella vita. Se la gnosi è lì, andiamo a prenderla. Ho capito, ragazze, la maggioranza vince. Rim, affare fatto. Rotta programmata, piano alfa. Ah no, è troppo, credo. Procediamo con il piano beta. June, hai finito di tracciare la rotta? Mi sembri un po' troppo su di giri, Febu. Abbiamo solo un'ora prima dell'inserimento orbitale. Non potresti smettere di bere? Al tesoro di Tres. Ho la sensazione che quegli anelli di difesa saranno un vero problema. E probabilmente saremo costretti ad attraversarli per almeno un paio di volte. June! May, mi stai dando fastidio. Ora basta, May. È ora di mettersi al lavoro. Vai. Va bene. Flotta di navi in avvicinamento, settore 15. Febu. Ho capito, arrivo subito. Ti aspetto. Non ci avranno già localizzato, spero. È piuttosto improbabile. Siamo ancora molto lontane. Niente paura, è il comitato di ricevimento di Tres. 7 incrociatori interplanetari Heavy Cruisers. Che dici, ci buttiamo? Qual è la nostra rotta? 10 minuti al passaggio degli anelli. Meglio essere prudenti, va avanti e procedi con il salto nel subspazio. D'accordo, capo, esegui. Che cosa? Gli incrociatori ci hanno puntato. April,
Ha detto 5. June, dammi un aggiornamento. Danni del terzo livello agli scudi. Almeno 30 secondi per il recupero. Tutti i motori principali sono esplosi. Temo che non funzioneranno per un po'. Forzare il programma del motore dimensionale e portarlo al massimo. Lascia fare a me. Motore al massimo, 30 secondi al salto. Eh? Potremmo resistere così a lungo. Seconda ondata in arrivo. Usano dei frammenti di scudo. L'impatto sarà ancora più forte. Quarto livello dello scudo infranto, 2 secondi per recuperare. Dimezzare la potenza degli scudi. Stando alla struttura centrale, gli scudi non ce la fanno. Attivare varco dimensionale. Sì, Ben. Il nostro sistema di navigazione è fuori uso. Che facciamo? Ci arrendiamo? Motori dimensionali in stand-by. Salto nell'iperspazio. Ok, sono pronta. Ok. Ce la faranno i motori? E dopo che succederà? Loro ci aspetteranno. Oh no, non ce l'abbiamo fatta! Ah! Ah! Non siamo nello spazio subdimensionale! Giù! Qual è il problema, G? Perché il sistema del motore dimensionale non funziona? Che cosa possiamo fare per rimediare? Motivo? Elemento biologico sconosciuto a bordo. Possibili soluzioni? 1. Rimuovere l'elemento dalla nave. 2. Porre termine alle funzioni vitali dell'elemento. Biologico. Rim. Rim sarebbe il problema, quello stupido ragazzo. Aspetta, ho una soluzione bella e pronta. Non ci provare! Jenny, calmati! Febu! È per colpa sua se non riusciamo a saltare nell'iperspazio. Vuoi startene seduta qui fino ad essere ridotta a una componente molecolare? April, portalo fuori e imbarcalo sullo shuttle. Jenny, June, andate con loro. Niente da fare, non se ne parla neanche, ragazze. Il tesoro che stiamo cercando non vale il rischio che potremmo correre. Io me ne sto qui, tante grazie. Proprio niente da fare? Eh? Ma senza la tua abilità noi siamo perdute. Ma certo, bellezza, sei tu quella che sa tutto sul pianeta Tres, non è così? Andiamo! No! No! ID positivo, 30 secondi. Pronti con le reti di gravità? Sì, signore! Accelerare fino al punto 3-0 in 5 secondi. Signore, sembra impossibile, ma in qualche modo quella nave è riuscita a saltare attraverso un varco. Molto interessante. Come dite, signore? C'è qualcos'altro? Sì, signore. Poco prima che facesse il salto, la nave ha lanciato una scialuppa. Ci siamo? Siamo davvero sul pianeta Trash? Ma certo, Rim. Ecco. Ehi, aspetta, cerca di calmarti, non puoi fare tutto quello che vuoi. E bravo Rim, pronto a scaricarci non appena fossimo atterrati, non è così? Dai segnali non sembra che ci abbiano visti. Adesso non rimane che un passo tra noi e il tesoro e la città di Tres è a pochi minuti di overbuggy. Facile come bere un bicchiere d'acqua. Jenny, prepara l'overbuggy. Ok. L'aria è terribilmente secca. Vorrei sapere come si può vivere in una terra tanto squallida. I miei capelli ne risentiranno di certo. Jenny! Che diavolo credi di fare? Non resta che un passo, non avevi detto così. Perché ti sorprendi? Giù sa solo giocare con il computer. Andiamocene giù! Oh!
risolto quel problema al motore. Che ti prende, Pebu? Ti senti male? Almeno ripristina il motore gravitazionale. Il movimento mi dà la nausea. Come al solito vuoi scherzare? Ci vorrà un giorno per mettere a posto queste cose, tu lo sai. Vostra Maestà, i nostri strumenti rilevano che 3 degli intrusi non sono registrati nei nostri files, perciò non possiamo stabilire se vengono dal nostro settore. Tuttavia il ragazzo compare nei nostri files, è il figlio del dottor Malanion della Paz. Della Paz hai detto? Informa i ribelli. Una sola mossa falsa e il figlio ne subirà le conseguenze. Fermi. Il mio nome è Batros, imperatore di Tress. Tu sei Rim, immagino. Sono davvero commosso dal vostro coraggio. Ho deciso di concedervi il mio tesoro, quello che desiderate tanto. Incredibile. Tutto questo per noi. Guarda lassù. È quello il tesoro? Beh, credo di sì. Allora esiste davvero. Ehi, Rim. Oh. Mamma, volevo tanto rivederti. Volevo salvarti, ma papà non me l'avrebbe permesso. Non mi avrebbe mai dato il permesso di lasciare uno. Io volevo farlo, mamma, perché desidero salvarti. Mamma, ti prego, parlami. Non mi riconosci? Sono io, Rim. Oh mio Dio, quella è tua madre. Io non credo che sia ancora il caso di pensare al tesoro. Non è meravigliosamente tragico superare tante difficoltà per poi trovare questo? Trasformata in ghiaccio. Non mi aspettavo che una banda di infami pirati si rivelasse un affascinante gruppo di giovani donne. Mi hanno detto che avete depredato alcune delle mie navi. È un reato che viene punito con la morte sotto tortura. Tuttavia potrei essere disposto a concedervi la grazia. Ma dovrete restituirmi le navi. Quando avrò la vostra tecnologia di salto nell'iperspazio, dominerò l'intera galassia. Quindi se ci tenete alla pelle, convincete le altre socie a consegnarmi la vostra nave. Gianni! Forse non avete capito la gravità della vostra situazione. I miei rivelatori hanno scoperto che la vostra nave era composta da un equipaggio di 5 passeggeri, 3 dei quali sono già in mio potere. Di sicuro le vostre compagne non saranno così stupide da fronteggiare l'intero esercito del pianeta Tress. Sarò clemente, consegnatemi la nave, vi garantirò la libertà. Ragazze sveglie e brillanti come voi troveranno il modo di cavarsela lontano da qui. E se rifiutiamo? Lascio a voi la scelta, bellezza. Morire nell'arena o far parte della mia collezione di corpi di ghiaccio? Batros, non ti facevo così generoso. La risposta è no. L'idea di sopravvivere per grazia di un porco come te mi fa vomitare. In confronto le tue cosiddette opzioni sembrano addirittura allettanti. Fa pure quello che ti pare, tanto per noi è lo stesso. Hai fegato, ragazza. Allora non conosci i pirati, Batros. Al contrario di te, noi non traffichiamo con la sofferenza e la vita degli esseri umani. Sol Bianca è la nostra fortezza, il nostro cuore, la nostra anima. Non sei abbastanza uomo per averla. Ma sono uomo abbastanza da chiudere la tua boccaccia! Sembra che questo abbia zittito la tua lingua velenosa. Non siete poi così forti senza la vostra nave in giro, vero? Portatele via! Febu! Febu! Mi senti? Ci sei? Rispondimi! Oh, che diavolo stai facendo là sopra?
Mi chiedo se tutto questo acciaio non stia interferendo con le trasmissioni. Andiamo! S-O-L! Febo! Oh! Mi farete scoppiare la testa! Non dovete urlare, tanto non cambierete le onde radio. Allora dici dove sei? Proprio sopra di te, nell'orbita di Tres. E voi? Siamo state catturate, pestate e gettate in prigione. Oh, fantastico! Pensate di potervela cavare da sole? Sicuro, abbiamo chiamato per fare quattro chiacchiere. Ma certo che ci serve aiuto. Siamo in guai grossi. Il boss di qui è assolutamente pazzo e domani ci farà giustiziare. Giustiziare, capito? Non è una cosa semplice. Per riparare il motore ci vorranno almeno altre 12 ore. E fino ad allora non possiamo neanche toccare le armi d'attacco. Ma ti prego, risparmiami i dettagli. Ma vedrò di escogitare qualcosa. Ah, rimanete dove siete, ok? Che cosa? E ci lasci così? Beh, comunque non potremo andare da nessuna parte. No, non può essere vero! Io non voglio morire qui dentro! A quanto pare la nostra nave ha subito gravi danni. Sono stato io a trascinarvi in questa avventura. Mi dispiace tanto. Ma no, Rim. Pensavo che non foste altro che una banda di miserabili donne pirata. Per questo non ho potuto dirvi nulla del mio piano per salvare la mamma. Avevo paura che vi sareste rifiutate. Povera mamma. Temevo che non avrei potuto rivederla mai più. Avrei dovuto dire la verità. Va tutto bene. E che tu ci creda o no, io ti capisco. Ero disposto a fare qualsiasi cosa per raggiungere Tres. Ma ho sbagliato. Ti ho detto che va tutto bene, Rim. Forse non saremmo mai venute su questo pianeta, ma posso prometterti una cosa. Salveremo tua madre, piccolo, giuro che lo faremo. E poi ci prenderemo anche il tesoro. Allora, non mi credi? Non so se ci riesco. Ora ascolta, Rim. Se tu puoi credere veramente in quello che hai nel profondo del cuore e usi gli occhi per vedere, allora la tua vita risplenderà. Tu puoi credere? Mm-hmm. Le munizioni si trovano nel magazzino del dock numero 12. Quante sono? 4 containers in tutto, abbiamo anche i numeri. Bene, è più che sufficiente. Con quella quantità potremmo distruggere l'intera città. Le altre cellule sono pronte a muoversi immediatamente. Non potremmo dare la priorità alla liberazione degli ostaggi? Non possiamo impegnarci su questo fronte. Mi dispiace che siate in una situazione simile. Questo riguarda solo me. Mio figlio ha fatto quella scelta di sua iniziativa. Comunque mi chiedo se una liberazione ottenuta al prezzo di così tante vite innocenti possa venire definita tale. E se posticipassimo la prima fase? Temo proprio che questo sia un lusso che non possiamo permetterci. Tres ci sta addosso. Lo sai, ci hanno messi alle corde. Se aspettiamo ancora, potremo usarle solo per impiccarci tutti. Dobbiamo attaccare adesso. Dottore, dobbiamo farlo. Ha ragione, dottore. Iniziate l'attacco alla prossima eclisse. Obiettivo e scansione dovrebbero essere sincronizzati. Ok, May, e adesso do un'occhiata alle condizioni atmosferiche. Vento circa 3 nodi di superficie, temperatura 25 gradi, pressione 0.3. Ciao, Henry. Ora venga a tirarti fuori dai guai. Febu, hai riparato il motore? Beh, quasi, ma ancora non possiamo usare i cannoni principali. Proverò questo giocattolino nuovo di Jenny. Il cannone è progettato per colpire a distanza, vero? Eh? Ora vediamo, come si prende la mira? Sei fuori di testa! No, Febbo, non farlo, potresti colpire giù! Non sai come usare quella cosa! Oh, come siete pessimiste! Non c'è problema! Giulia! Ce l'ho fatta!
Questa femminuccia è svenuta. Fermatele! Non fatele scappare! Tu prendi questo! Devo solo prendere quota. Usa i reattori turbo. È una parola. Il pericolo romano si dirige verso sud da inizio all'inseguimento. Che diavolo stai cercando di fare, Jenny? Circonnavigare il pianeta? Non raggiungo con i piedi i pedali. Perché non vieni qui e spingi al posto mio? Alzati. Ma non direi sul serio. Anzia. Sbrigati, giù, li abbiamo alle calcagne. Ma quelli sono Starscream, se noi arranchiamo in una navetta da quattro so! Tieni molla, idiota! Cittadella, dobbiamo ancora salvare Rim. Non mi sembra il caso di scherzare. Dico sul serio, non possiamo abbandonarlo. Abbandonare Rim? Sei sicura che usciremo intere da questo casino? Dobbiamo prima pensare a noi. Qual è il piano? Recuperare il nostro shuttle. Massima potenza, attivare il motore. Devono essere loro. Flotta di shuttle nemici in avvicinamento. Sbrigatevi e impostate una rotta d'impatto. Sì, capo. Rotta d'impatto inserita. Sì, bentornata a casa, Avery. Fiasco completo. Incapaci. Esponete la pelle dell'ex comandante della forza di difesa nella mia sala dei trofei una volta che avete finito di farlo a pezzi. Sì, signore. Un messaggio, signore. Gavans, i vermi di Uno hanno deciso di strisciare fuori. Mobilitate tutte le forze e dichiarate lo stato di massima allerta. Sì, signore. Obiettivo il centro di Tress City. Traiettoria inserita. Adesso non si torna più indietro. È deciso. Il treno con le munizioni arriverà fra 15 minuti. Non allentate la concentrazione sulla difesa. Affermativo. Crederci. Adesso che siamo al sicuro vi tirate indietro. Non è affatto così, April, e tu lo sai, ma abbiamo bisogno di un piano, una strategia seria, e non qualcosa di altamente prevedibile come l'ultima volta.
Che cosa vorresti insinuare con questo? Sto dicendo che la nave è un casino e per quanto mi riguarda non ho affatto intenzione di farmi staccare la testa. Se torniamo indietro ci sgozzeranno. Chiaro? Chiarissimo, purtroppo. Sentite, io non ho intenzione di passare il resto della mia vita congelata in quella specie di stanza del tesoro di quel megalomane. Tu cosa pensi? Farsi prendere dalle emozioni la via più breve per finire nei guai. Seconda squadra in posizione, a tutte le unità. Mantenere rotta separata di 51 gradi. Calibrare i congegni di punteria alle coordinate 3, 4, 8 sulla superficie di 1. Ripeto, a tutte le unità. Mantenere la rotta e prepararsi all'attacco. Prima ondata, iniziare bombardamento a lungo raggio al segnale. Ora! Lasciate perdere l'attacco su Tres! Dobbiamo usare le munizioni per fermare quelle portaerei. No, non possiamo correre altri rischi. E anche nel caso in cui potessimo cancellare e ricalcolare, non potremmo comunque fermarli. L'unica speranza di vittoria è quella di continuare il piano originale. Obiettivi assegnati distrutti 80%. Danni collaterali e non previsti stimati attorno al 38%. Non ci sarà scampo per quei vermi. Moriranno come topi in trappola. Se tu puoi credere, se tu credi veramente in quello che hai nel profondo del cuore e usi gli occhi per vedere, allora la tua vita risplenderà. Tu puoi credere? Sì, April. All'arrivo del treno, ripeto, 2 minuti all'arrivo del treno, attenzione! Non te ne andrai tutta sola, vero? Viaggiare da soli non è sicuro. Inoltre, quel tesoro era per tutte noi. Non posso crederci. Beh, noi siamo pronte. Non c'è altro modo di resistere a un attacco di quelle dimensioni. Sarebbe un vero suicidio, proprio come ficcare la testa in un nido d'api. Eppure ci deve essere una strategia. Usiamo il salto iperspaziale. Febu! È la nostra unica possibilità. E facciamo in modo che non se ne accorgano. E questo lo chiami un piano? Ne hai uno migliore? Oh. Grazie, Febu. L'incrociatore 16 ha appena colpito l'incrociatore 12. Numero 9. Stai ora il numero 5 e 6 sono entrati in posizione. Accelerate. Cosa? No, annullare quest'ordine. Siamo fuori controllo. Attenti, via di qui. Che diavolo. Lanciate le salute. Impossibile. Come ha fatto ad arrivare? Chiudere immediatamente tutti i corridoi! Dove andiamo? Al ponte di comando principale. Primo gruppo di invasori va verso il ponte. Raddoppiare le squadre di difesa. Plotone 1, disporsi al livello B. Il primo gruppo degli intrusi si sta ancora dirigendo al ponte tramite il corridoio 2. Ehi, ma dove stiamo andando?
tornando. Datemi le coordinate almeno. Non le ho ancora. Sto per avere accesso al computer centrale. Muoviti, June! Alza il culo! Oh, guarda che roba! Ti interessa il tesoro? Datti da fare! Dovrebbe essere questa. Vediamo qui. Ok, eccolo. Abbiamo un paio di cosucce da sistemare. Avanti, ragazze, dove diavolo siete? Ok, sono due settori avanti alla nostra posizione. Ehi, non ti muovere in quel modo, mi fai solletico. Dimmi dove si nasconde quello scarafaggio che chiamate imperatore. Oh, è lei! Davvero? Ragazze, che brivido, la vendetta! Sai una cosa? Ero sicura che ce l'avremmo fatta. Rapporto danni. La mobilitazione è completata all'85%. Motore meno 25% di potenza. Abbiamo perso ogni controllo delle funzioni della nave. Eccellenza! Recupero dei danni impossibile. Non riesco a crederci, tutti i miei piani distrutti da un pidocchioso gruppo di femmine pirata. Questo non può accadere, devo proteggere il mio tesoro. Non è possibile, sono l'imperatore Vatros. Io sono onnipotente. Oh. Il segnale è instabile, adesso come lo convertiamo? Questo genere di operazioni può risultare molto difficile. Ehi, tieni giù le zampe dalla mia parte di bottino, Non preoccuparti, questa brutta storia è quasi finita. Eh? Mamma! Cosa? Ancora un po' di pazienza, Rim. Tornerai in sé fra pochi minuti. No! Siete pazze! Che cosa volete da me, eh? Che cosa volete da me, il tesoro? Vi prego, prendetelo. Prendete il tesoro, ma lasciatemi in pace. Non uccidetemi, vi prego. È per questo che sono venuto. Per il momento noi due siamo pari. È folle. Voi avete distrutto l'intera flotta imperiale soltanto per questo motivo. A proposito, se vuoi vivere faresti meglio ad andartene.
cosa c'è ancora? C'è uno strano campo d'energia che si sprigiona dalla nave laggiù. Sta accadendo qualcosa. Ah, la solita pessimista, ce ne stiamo andando. E Batros sta attaccando il suo cannone. Ha ragione, e dai miei calcoli c'è abbastanza energia in quel cannone da distruggere l'intero pianeta. Massiccio agglomerato di bioenergia. Stiamo focalizzando le coordinate. Cosa? Diario di Rim della Paz. Galaxy era 2395, 1 mese 3 punto 11. Ora so quello che voglio essere. Da grande diventerò un pirata spaziale. Sono certo che mamma e papà saranno un po' sconvolti, ma è una cosa che devo fare. Bene, forse sarò solo un capitano di navi spaziali. Ciò che importa è che un giorno viaggerò ancora fra le stelle. E chissà, incontrerò ancora l'equipaggio della Sol Bianca. E così questo sarebbe la famosa Gnosi? Sì, un'antica civiltà la creò con lo scopo di acquisire la conoscenza. Venne lanciata da un lontano sistema solare con un codice per comunicare con civiltà aliene. Un banale videodisco. Era proprio quello che stavo per dire, brava June. Dov'è finito il potere divino? Io l'avevo detto che era solo una leggenda. Non dare a me la colpa se ti sei illusa, sottospecie di animale. Guardate che bello! Fantastico! Sembra reale! È questo il vero dono, il tesoro delle civiltà passate. Dallo spazio e dal tempo, immagini del mondo originario dal quale tutti proveniamo. Un'eredità che non potremo mai dimenticare. Yeah.